Sì, diciamo, siamo qui in piazza a manifestare per l'assenza di linee guida o comunque delle linee guida molto, molto semplici e poco efficaci che vanno a, prima di tutto vanno a, diciamo che le famiglie vanno a essere molto penalizzate, e anche perché comunque i ragazzi non avendo scuola non si sa come possono essere appoggiati la mattina, quindi ovviamente si riflette anche sulla famiglia, quindi sugli impegni della famiglia, e in secondo luogo anche sui docenti. Quindi parlo del mio caso personale, che comunque essendo precari ancora non sappiamo, non ci sono indicazioni precise su come rientreremo a settembre, quando. Ci sono più di 200.000 cattedre vacanti e quindi non verrà assicurata la continuità didattica alle classi, perché comunque il precariato negli ultimi 2 anni ha preso dei numeri importanti, e quindi siamo in piazza a manifestare per i diritti delle famiglie e dei docenti. Le nostre preoccupazioni sono quelle della continuità didattica, perché riteniamo che gli alunni, dopo mesi di DAD in cui sono stati catapultati, abbiano bisogno di continuità, e questo non può essere garantito dalle cattedre vacanti che si aumenteranno ulteriormente l'anno a settembre dopo i pensionamenti. I precari in tutta Italia sono circa 200.000 e deve essere trovata una soluzione rapida. Ci sono docenti che lavorano nella scuola da 6, 8, 10 anni, hanno tenuto le scuole aperte, docenti precari che chiedono non il ruolo come regalo, ma un concorso per titoli e servizi che valorizzi la loro esperienza. E questo può garantire la continuità didattica a tutti i nostri alunni, soprattutto anche a coloro che ne hanno più bisogno e che hanno bisogni educativi speciali. Bibbiena Stazione è stata tagliata una sezione della scuola dell'infanzia, quindi creato una sezione di 27 alunni con 3 bambini con handicap. Capite che si dimostra nessuna volontà di prevedere un possibile ritorno di questa malattia, che in una bambina, in una scuola, in una sezione dell'infanzia, scusate, dove i bambini sono, il loro dialogo è quello di abbracciarsi, di rincorrersi e di toccarsi, è ovvio che 27 alunni in classe dimostra che non c'è nessuna volontà da parte delle istituzioni di prevedere una ripartenza in sicurezza per settembre.